qua si parla di 250 esuberi che sono in questo momento sui due anni, ma sono circa 225 quest'anno e 25 l'anno prossimo. Non è, oltre a chiudere completamente la fabbrica, e quando parliamo di fabbrica parliamo di circa 90 operai e di circa 40 impiegati, poi viene intaccato tutti gli altri business, dove specialmente il service, cioè noi facciamo tutto quello che riguarda il service, i ricondizionamenti delle centrali in Italia e nel mondo, quindi sicuramente nel sud-est asiatico e in Nord Africa. Arriviamo a fare lavori anche in Sud America, e per noi, ovviamente, penso che per tutti noi lavoratori questa è una cosa inaccettabile, perché stanno devastando e stanno chiudendo completamente il nostro sito, anche perché le poche realtà che resteranno, comunque quella che è l'idea di General Electric, dei vertici, è di, in Italia sicuramente, di non lasciare più niente, ma anche dall'Europa, perché quello che abbiamo visto in Europa, ci sono 6.500 esuberi e licenziamenti entro l'anno prossimo, e questo è soltanto il primo passo che stanno attuando. Noi a General Electric chiediamo di rivedere il loro piano di business, la voglio dire così, perché quello che stanno facendo non è un piano industriale atto a rilanciare l'azienda, ma è soltanto, sono solo tagli che servono agli azionisti per guadagnare di più.